Ben ritrovati. Dopo avervi recensito il primo capitolo di quella che doveva essere una trilogia, ma nel frattempo è diventata una quadrilogia della Sposa Gitana, e noi siamo sempre fermi al primo romanzo in attesa della traduzione e pubblicazione in Italia degli altri, ovviamente non potevo esimermi dal leggere La Bestia. Il romanzo che ha rivelato al mondo chi si nascondeva dietro lo pseudonimo di Carmen Mola, ossia Martinez Diaz Mercero, il nome dei tre scrittori e sceneggiatori spagnoli, che nel 2021 hanno appunto vinto il premio Planeta, premio letterario alquanto discusso. Considerate che gente come Ildefonso Falcones o Zaffon non l'hanno mai vinto, questa la dice lunga sulla qualità di questo premio. Ma tant'è. Cosa faccio? Prendo questo libro e lo leggo. E ripeto, per l'ennesima volta, io esprimo il mio giudizio, quindi la mia non è verità di Vangelo, ma è il mio giudizio. Leggo questo libro, che tra l'altro adesso vi dico anche quanto è lunga sta menata, già questo vi fa capire come l'ho preso. Dunque, sono 516 pagine, è stato pubblicato per i tipi Salani. Ha un prezzo di copertina di 19 euro, lo trovate a 9,99 euro in formato elettronico. Innanzitutto, com'è? È un sedicente romanzo storico, nello stile dei feuilleton o dei romanzi d'appendice del XIX secolo, con i soliti cliché, i buoni, i cattivi, i ricchi e i poveri. Il cattivo che alla fine si redime, però ovviamente perché tutto quagli deve anche morire, la caduta dei miseri fino allo sprofondo, salvo poi ritornare a rivedere la luce, insomma, un pizzone senza fine. Ma andiamo con ordine. Siamo a Madrid, anno di grazia 1834. La città è devastata dal colera. Il XIX secolo ha visto l'Europa flagellata da svariate ondate di epidemia di colera. E Madrid è praticamente divisa in due, cioè ci sono le mura della città, la Cinta. Dentro alla Cinta vivono le persone, al di là ci sono proprio gli ultimi degli ultimi, una specie di, non so io, i miserabili, una vita di stenti, di fame, di nequizie di ogni tipo, insomma una roba veramente stomachevole, il tutto permeato da questa nube incombente del colera che miete vittime, morti da tutte le parti, ospedali che traboccano di moribondi, fosse comuni, eccetera, eccetera, eccetera. In tutto questo abbiamo la protagonista, tal Lucia, 14enne, con una madre candida e una sorellina, alquanto rompicoglioni, di nome Clara. La madre lavorava come lavandaia per i ricchi e lavava i panni al fiume, però ora candida si è ammalata di colera. Quindi non ci sono più soldi che entrano in casa. E Lucia, come molti ragazzini che vivono al di là della Cinta, lei vive alla Peñuela, una specie di quartiere fatto di baracche, di case fatiscenti. Si introduce nella città di Madrid passando per la rete fognaria e vive di espedienti finché non arriva a rubare nella casa di un sacerdote che è morto di colera. E nel rubare qualcosa, qualche pezzo di argenteria, ruba anche un anello che ha uno stemma, e mal gliene coglie a Lucia perché
rubando questo anello con questo sigillo, si scatena l'ira di Dio, come se non bastasse tutto quello che c'è intorno. Ovviamente, malgrado questo, la madre muore e pur cercando di arrabattarsi in qualche modo, alla fine la nostra Lucia sarà costretta a compiere un gesto terribile. Andrà nella casa della Leona, che è una casa di tolleranza, la casa più famosa di Madrid, e lì accetterà che venga messa all'asta la sua verginità, onde poterne trarre un profitto in denaro. Fine ultimo di questa sua discesa a patti in questo sordido mondo di mercimonio, guardate come sono alla ricerca di parole educate, è raggranellare abbastanza denaro per poter prendere sua sorellina Clara e andarsene da Madrid. Ma nel frattempo, tanto che c'è tutta sta roba, no? Viene ritrovato sul greto del fiume il cadavere depezzato di una ragazzina. Che cosa è successo? O perlomeno, che cosa sta succedendo da un po' di tempo a questa parte in quel di Madrid? Che qualcuno sta facendo sparire delle ragazzine, le rapisce, di loro non si sa più nulla finché, dopo un po' di tempo, non se ne ritrovano i resti smembrati, buttati da qualche parte. Il popolo dice è stata la bestia che nel loro immaginario è una specie di demonio, c'è chi dice di averla vista, una specie di lupo mannaro, altri dicono no, è una specie di grandissimo cervo con la testa di uomo. Noi nel XXI secolo diciamo qui c'è un omicida seriale o serial killer che ha qualche problema e qualche venerdì di meno. Lucia comunque inizia a lavorare in questa casa di tolleranza, diciamo così. Però nel frattempo succedono altre cose e c'è di mezzo un giornalista che vorrebbe fare luce sui misteri delle sparizioni e dei cadaveri della bestia, scoprire chi ci sia dietro la bestia stessa. Poi in tutto questo c'è la guerra, scusate, carlista. Ora, se non sapete cosa sono le guerre carliste, che anche quelle hanno menato il torrone per tutto il XIX secolo della Spagna, ve l'andate a cercare perché è una rottura di palle senza fine. Praticamente Ferdinando non so quale, arrivato al trono, fa abrogare la legge Salica, che è quella che vietava alle donne di salire al trono, di essere quindi eredi al trono di Spagna. Lui lo fa anche perché ha una figlia femmina. E di conseguenza dice, il giorno che mi scappano i piedi, il trono a me lo passa mia figlia. E invece no, c'è Don Juan de Borbone che dice, assolutamente no, ripristiniamo la legge salica, ripristiniamo la grande inquisizione, ferro, fiamme, fuoco, distruzione. E insomma c'è una guerra civile tra carlisti e isabellini. Gli isabellini sono quelli che sono dalla parte di Ferdinando e la sua discendenza, quindi abrogazione della legge salica, un regno più aperto, più libero, e dall'altra ci sono appunto i carlisti che perseguono l'idea di Don Carlos de Borbon, che invece vorrebbe assolutamente il regno deve essere trasmesso solo per via maschile, ritorniamo al tempo del terrore, insomma, cavoli loro. Ora, tutto questo spandere di storia, patria spagnola, di colera, di questo e quest'altro, il trio Carmen Mola, a chi fa fare da capro espiatorio tutto questo? Alla carboneria, facendo diventare un movimento storico che tutti noi abbiamo studiato a scuola, un movimento che voleva innanzitutto la liberazione dell'Italia dal giogo degli austriaci, voleva fondare una repubblica, voleva una libertà di espressione, cioè una cosa moderna. Prendono questa cosa storica,
indiscutibile, la fanno diventare una setta sanguinaria, di gente che rapisce le bambine, che aspettano, che queste bambine abbiano il loro menarca per appropriarsi del loro sangue, poi squartarle e poi bersi il loro sangue come panacea di ogni male. Ecco, già questo mi fa salire il sangue agli occhi. Ma come vi permettete voi di prendere un fatto storico italiano, che si è poi propagato per le sue idee liberali nel resto dell'Europa, che voleva liberarsi dalle monarchie dittatoriali, eccetera, eccetera. Prendete un movimento di questo tipo, un movimento che è stato alla base poi della creazione della Giovine Italia mazziniana e tutto il resto, che ha portato l'Italia nella seconda metà del XIX secolo a diventare una nazione unitaria, eccetera. Vi prendete una cosa italiana che aveva una sua connotazione storica, politica, sociale di un grande spessore, la fate diventare una specie di setta satanica di infimo ordine dedita al rapimento e l'uccisione, di minori. Ma dico, ma siete fuori di testa? Ma guardatevi le corna di casa vostra, cari Diaz, Mersero e Martinez. Non venite a sporcare la roba nostra. E mi fa specie che non ci sia stato né un critico letterario né un intellettuale, nessuno che abbia detto: ma questi perché hanno messo la carboneria di mezzo? E io non lo so. Tornando al romanzo. È, come diceva ai tempi Ezio Greggio, una tavanata galattica. Non voglio essere volgare in questo video, cercherò perlomeno, ma vedete che faccio fatica a contenere la mia rabbia, perché oltre ad essere un libro di una noia mortale, lungo, tedioso, pesante, ripetitivo, con questi personaggi al limite della macchietta, questo poliziotto guercio che più che fare la guardia civile o guardia reale, che caspita, è sempre nelle taverne a bere e ubriacarsi, e vive Dio, i poveri che sono più poveri dei poveri, la fanciullina di 14 anni che deve vendere la sua purezza nel bordello onde tirar su 4 soldi. E tutti che inseguono sta ragazzina, a un certo punto le rapiscono anche la sorella che sta per diventare l'ennesima vittima della bestia. Insomma, guardate, una cozzaglia di cose che quando si arriva alla fine si tira un sospiro di sollievo, si dice: anche sto mattone me lo sono tolto di torno. E vi chiedete cosa caspita vi è passato per la testa di perdere il vostro tempo leggendo una roba del genere. Per me è un libro orrendo, sotto tutti i punti di vista. È pesante la storia, è pesante l'atmosfera, è vergognoso e offensivo come sia stata travisata la carboneria, facendola diventare veramente una setta sanguinaria di psicopatici, dediti a arti di negromanzia e nulla più. Io mi domando il successo di questo libro. Oltretutto, la cosa che mi fa venire la pelle d'oca alta tre dita è che ci sono i diritti di traduzione in 15 paesi stranieri, dove, ignorando quella che è la vera realtà storica della carboneria, penseranno che i carbonari in Italia rapivano le bambine, le torturavano. È una roba vomitevole. E ha vinto il premio Planeta 2021. Non so. Io personalmente mi trovo parecchio schifata di questa cosa. Ma vabbè, vi do nuovamente come si dice, le coordinate di questa puttanata galattica. La bestia, Carmen Mola, in realtà Diaz, Mersero, Martinez e gli autori. La bestia, casa editrice Salani, 600, no, 516 pagine. Che vi sembreranno 5.000 perché non passa mai.
19 € il prezzo di copertina, 9,99 il prezzo in formato elettronico. Che dire, ma veramente una roba che io non so, ammiro quelli che lo hanno definito. Ah, un romanzo bellissimo, meraviglioso. Ah, l'ho letto tutto d'un fiato. Beati voi, perché io sono andata in overdose di caffeina per poterlo terminare, perché mi calava la palpebra dalla noia mortale, dalla pesantezza, poi dalla discrepanza di narrazione, cioè si risente che il libro è scritto a tre mani. Ci sono delle parti dove c'è un po' più di ritmo, un po' più di dialogo, altre che si perdono in descrizioni, che veramente. Ma non è possibile. E sta roba qui ha vinto il premio Planeta. Sti tre hanno vinto 601.000 euro. Ma io continuo a dire che secondo me l'editoria, pensavo a livello italiano, ma mi sa tanto a livello mondiale, sta andando leggermente a donnine allegre, ossia sta andando un po' a puttane. Volete leggerlo? Leggetelo. Per voi è stato bello? Sono contenta per voi. Ribadisco, io l'ho trovato una tavanata galattica. Ma veramente, ma una cosa che, per l'amor del Signore, ma anche no, ma anche no. Basta. Concludo qui. Prossimamente due libri, stesso autore, due storie differenti, ma un autore con controfiocchi, francese. Per gli spagnoli adesso faccio pausa, mi devo riprendere, è stato pesante questo compito, la bestia. Boh. Tanti auguri a chi vorrà leggerlo. Io ho dato, mai più. Un bacione e arrivederci presto.